Ben trovati al consueto appuntamento settimanale con Politica 2.0, la politica di oggi in prospettiva futura, la politica che naviga sul web, la politica che naviga con Facebook e Twitter. Oggi abbiamo ospite nei nostri studi l'onorevole Pietro Alongi del Nuovo Centrodestra, vicepresidente della quarta commissione Ambiente e Territorio, segretario del gruppo parlamentare appunto del Nuovo Centrodestra, componente della commissione di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia, primo firmatario di tre disegni di legge, 17 interrogazioni parlamentari e 4 ordini del giorno. Giuseppe Messina, responsabile regionale dell'UGL Sicilia, e Tonino Russo, dirigente del Partito Democratico, ex parlamentare nazionale del Partito Democratico. Onorevole Alongi, a Palermo, alla convention di Forza Italia che si è svolta la scorsa settimana al Teatro Politeama, gremito di sostenitori, Berlusconi, rivolgendosi ad Alfano, ha detto: o con noi o con la sinistra. Qual è la sua posizione al riguardo? Ritengo che il fatto che Berlusconi abbia fatto un'apertura verso il gruppo centrista del Popolo Moderato, che poi devo dire con molta onestà è la maggioranza degli elettori e di quelli anche congiati che non vanno a votare, sia un fatto sicuramente nuovo, importante e positivo. È chiaro che da un'apertura politica come quella che ha fatto Berlusconi ieri, mi pare che ci sono state poi una serie di risposte che vengono sia dal presidente D'Alia sia dell'UDC che da Gino Alfano, dove chiaramente non si lascia nulla, non, è un percorso che può essere anche intrapreso. È chiaro che questo è irto di difficoltà, bisogna ragionare di prospettive, bisogna ragionare anche di ragionamento politico, perché è chiaro che tutto questo deve passare attraverso un percorso che guardi anche alle prossime elezioni comunali su Palermo in modo particolare, delle prossime elezioni regionali che sono a cascata a seguire e poi da quelle nazionali. Voglio dire, abbiamo tre appuntamenti, uno dietro l'altro, in particolar modo che ci coinvolgono per la città di Palermo, per la regione e la nazionale, che sono particolarmente importanti. E se voi ci fate caso, a livello nazionale, il Nuovo Centrodestra, in alcune realtà come Milano, ha fatto un accordo, diciamo, dove c'è dentro tutta l'area dei moderati, dall'UDC al Nuovo Centrodestra, a Forza Italia e alla Lega, è chiaro che c'è un'alleanza a macchia di leopardo, quindi bisogna ragionare se ci sono le condizioni anche qui in Sicilia di poter fare un'alleanza diversa da quella in questo minuto e a livello nazionale col governo Renzi. Messina, quale responsabile di una forza sindacale come l'UGL, qual è il suo giudizio sulla finanziaria regionale 2016? Allora, innanzitutto cominciamo col dire che la finanziaria è una finanziaria recessiva, su questo non abbiamo dubbi. È una finanziaria che porterà a drenare ulteriori soldi ai siciliani e questo è un ulteriore fatto grave, è una prosecuzione delle finanziarie dei 2 anni precedenti al governo Crocetta che vanno su questa direzione. E la cosa più grave che avvertiamo come organizzazione sindacale è che non c'è alcuna, per l'ennesimo anno, non c'è alcuna programmazione, non c'è una programmazione economico-produttiva per il rilancio della Sicilia, per consentire alla Sicilia di iniziare a compiere i primi passi per uscire da questa crisi. E dobbiamo anche aggiungere che riscontriamo 3 miliardi di tagli. E la cosa più grave è che la metà di questi 3 miliardi sono palesi, sono visibili, l'altra metà sono occulti. Aggiungo un ulteriore dato: ai comuni dovrebbero andare circa 120 milioni, così come circa 400 milioni dovrebbero essere destinati a varie categorie. Provo a dirne qualcuna: gli anziani, i portatori di handicap, alle province, non solo guardando alla vertenza sui dipendenti che non percepiscono da mesi stipendi, ma al sistema del territorio che ha necessità di avere garantiti i servizi essenziali. Beh, non dimentichiamoci che i 550 milioni che fanno parte del miliardo e 4 che il governo nazionale aveva promesso, aveva individuato per la Sicilia, soltanto una parte ne sono arrivati. I 550 milioni si era detto che una volta approvata la finanziaria, e la finanziaria è stata approvata, una volta pubblicata in Gazzetta, ed è stata pubblicata in Gazzetta qualche giorno fa, sarebbero arrivati questi soldi. Beh, adesso il governo Renzi se ne inventa un'altra, dicendo che questi soldi si possono liberare soltanto nella misura in cui il Parlamento siciliano, senza colpo ferire, deve recepire la legge Delrio, che in buona sostanza, per farlo capire ai lavoratori, interessa poco, ma lì la battaglia è su chi deve andare a fare il sindaco delle aree metropolitane, che
secondo la Del Rio coincide con il sindaco della città di riferimento, nel caso nostro per esempio il sindaco di Catania Bianco piuttosto che il sindaco Orlando di Palermo, nel caso dell'Assemblea regionale per l'autonomia e per la potestà statutaria che ha, hanno pensato in una maniera più democratica, stanno ragionando per individuare un meccanismo che possa consentire un'elezione democratica. Questo è un fatto grave. Crocetta deve cominciare ad essere concreto, basta con le parole e le critiche al passato, oggi dovrebbe già tirare un bilancio di quello che ha fatto e di quello che non ha fatto. Questa è una sua dichiarazione fatta tempo fa. Ad oggi cos'è cambiato, onorevole Russo? Credo che sia cambiato Russo. Un po'. Il governo Crocetta ha incominciato male, ha proseguito peggio e si è arrivato a un livello molto basso. Perché i partiti che avevano vinto le elezioni con Crocetta non sono stati coinvolti fin dall'inizio. Il PD sa di avere delle difficoltà enormi ad avere avanzato questa candidatura, io lo dico subito, non ero favorevole a candidare Crocetta, sa che arrivando a un certo punto c'erano due vie possibili, o andare immediatamente al voto o provare ad utilizzare l'ultimo scorcio, cioè gli ultimi due anni di legislatura, per provare a mettere delle pezze a due o tre governi fallimentari che avevano peggiorato sicuramente le condizioni già non buone della Sicilia. Personalmente sarei stato più favorevole per andare a votare piuttosto che vivacchiare, però devo dare atto ad alcuni degli assessori in particolar modo che sono entrati in giunta per portare il cosiddetto soccorso rosso, che stanno facendo bene, ce la stanno mettendo tutta in un quadro molto complicato, molto difficile, e in cui un'altra citazione, mi autocito personale, era quella che il pesce puzza dalla testa, quindi io credo che nonostante tutti gli apporti dovremo trovare al più presto un nuovo presidente, un nuovo candidato presidente, perché questa pagina ingloriosa va chiusa. Ancora fibrillazione all'interno del nuovo centrodestra, dopo le dichiarazioni di Schifani per una nuova strategia politica del nuovo centrodestra e la replica del coordinatore regionale Francesco Cascio, che lei ha stigmatizzate come dichiarazioni personali. Lei, onorevole Allongi, qual è la sua posizione? Guarda, io ho fatto un comunicato stampa, sì. Sono stato particolarmente chiaro. Rispetto, io sono un uomo pertanto che rispetto il confronto alla dialettica politica. E devo dire che il presidente, il collega Cascio, nonché coordinatore regionale del nuovo centrodestra, secondo me non ha tenuto conto di due elementi importanti. Quando dichiara che la dichiarazione del presidente Schifani, che tra l'altro è una dichiarazione, attenzione, dove fa un plauso dentro la sua dichiarazione del lavoro. Dei fondatori del nuovo centrodestra. Stavo arrivando, dove fa un plauso del lavoro che ha fatto Angelino Alfano, quindi vuol dire non sminuisce il lavoro fatto ad oggi dal nostro leader a livello nazionale, ma dice chiaramente che c'è una situazione che va rivista sotto l'aspetto delle alleanze, del quadro politico complessivo. E credo di poter affermare con molta onestà che non è fuori luogo e inopportuno dire la dichiarazione sono dichiarazioni personali. Io le posso garantire che non sono dichiarazioni personali, anch'io ho confermato che condividevo le dichiarazioni fatte dal presidente Schifani, ma aggiungo, le posso garantire che io, che sono uno che sto nel territorio, come ci sta anche il mio amico Ciccio Cascio, senza voler fare polemica con lui, sa benissimo che ci sono decine e decine e decine di amministratori locali che la pensano come il presidente Schifani. Quindi voglio dire. Anzi, credo che sia opportuno, e qui lo lancio con molta tranquillità, credo che sia opportuno ogni tanto, anzi, convocare i quadri. Mi spiego meglio. L'amico Ciccio Cascio farebbe bene a questo punto anche a convocare i nostri quadri regionali, e quando parlo di quadri parlo di sindaci, di assessori, di consiglieri comunali, di presidenti dei circoli, anche per confrontarsi con loro, per capire cosa ne pensano del governo Crocetta, cosa ne pensano delle alleanze future. Credo che la politica deve essere una politica dal basso verso l'alto e non dall'alto verso il basso. Credo che questo si stia smarrendo. E allora, senza nulla fare polemica, invito l'amico Ciccio Cascio, perché credo che il confronto con la dialettica politica sia sempre un fatto importante e positivo, a convocare una riunione dove mettiamo dentro gli amministratori di area popolare o di nuovo centrodestra,
i presidenti dei circoli, che abbiamo fatto tanti, 3.000 quasi in Sicilia, affinché si ragioni con loro e si discuta insieme, e quindi non si discuta nelle singole stanze di accordi prossimi che riguardano i siciliani. Ecco, un argomento molto dibattuto, che ancora cerca di avere una soluzione definitiva, è sui liberi consorsi. Lei, Messina, ha dichiarato: il commissariamento dei liberi consorsi comunali è l'emblema della stagione fallimentale del governo Crocetta. In che termini? Beh, intanto basta portare un dato. Dall'insediamento del presidente Crocetta a seguito delle elezioni del 28 di ottobre 2012 ad oggi, ogni anno a partire dal 2013 con la prima legge del marzo 2013, ogni anno l'Assemblea regionale ha partorito, su indicazione del governo, su iniziativa del governo, una legge che riguardasse la riforma delle province. Per cui abbiamo una legge nel 2013, una nel 2014, un'altra nel 2015 e una sarà nel 2016, come conferma l'onorevole Alongi. E quindi già questo la dice lunga sulla confusione e sul caos, voluto, non voluto, questo la storia ce lo dirà, che riguarda questa riforma che è fondamentale. Al di là degli aspetti che a noi sono cari, dei lavoratori, di migliaia di lavoratori che in questo momento hanno un problema serio con la prospettiva futura, e fino a qualche tempo fa sarebbe stato assurdo pensare che dipendenti delle province potessero ritrovarsi oggi, grazie al governo Crocetta, dei precari a tutti gli effetti. Ma c'è un dato che aggiungo alla considerazione di poc'anzi sulla legge finanziaria. Da un lato soldi che ad oggi non ci sono, anche se appostati nei capitoli di entrata, dall'altro un dato certo. L'articolo 1,418 della legge 190 del 2014, la finanziaria 2015 nazionale, ha introdotto un prelievo forzoso a danno della Sicilia, e lo elenco: 66 milioni per il 2015, 110 milioni per il 2016 e 150 milioni per il 2017. Abbiamo da un lato i soldi, la quota parte dei 550 milioni che continua il governo nazionale a non trasferire alla regione siciliana, pur avendolo promesso, ed è strano pensare che la linea è diretta, perché è un governo a trazione PD c'è a Roma e un governo a trazione PD c'è a Palermo, per cui si pensavo che questo fosse una cosa fluida, e così non è, per cui non voglio entrare nel merito delle sfaccettature, degli equilibri e degli squilibri tra le varie correnti politiche del PD, a noi ci interessa poco come sindacato, ma emerge un dato essenziale: da una parte i soldi che non arrivano, dall'altro il prelievo forzoso. Prova ne è che l'Assemblea regionale sta ragionando, sta lavorando, e l'onorevole potrebbe darcene anche conferma, sta lavorando per una legge voto, o comunque per impegnare il governo nazionale a rivedere finalmente, intanto a rivedere il prelievo forzoso, ma a rivedere questo problema serio che dal momento in cui è arrivato il presidente Crocetta ad oggi ci trasciniamo, che è il rapporto finanziario tra la regione siciliana e il governo nazionale, che è una cosa veramente seria, perché da lì può ripartire il sistema produttivo ed economico della Sicilia. Ecco, sul fronte del referendum sulle trivelle, è un argomento che ha diviso nuovamente il Partito Democratico. Lei, Apprendi e Terminelli, avete annunciato che andrete a votare il 17 aprile. Ad oggi c'è un silenzio assordante da parte dei vertici del PD su questo importante tema. Come si spiega? Ma io intanto direi che non c'è soltanto Tonino Russo, Apprendi o Terminelli che voteranno il referendum sì, perché il referendum lo promuovono 7 regioni su 9, sì, a guida PD, e quindi parlamenti regionali di quelle regioni. La linea seguita dal PD, prima addirittura di costituire il PD, dai tempi di Prodi ad oggi, è stata quella di provare a sviluppare un meccanismo che ci portasse ad affrancarci sempre di più dalle energie fossili e andare verso le rinnovabili. Il conto energia lo inventa sostanzialmente Prodi. Nell'ultima legge di stabilità, il Salve Italia, il governo attuale per la prima volta fa un passo indietro rispetto a tutti i governi precedenti, di centrodestra e di centrosinistra, cioè reintroducendo, superando un vincolo che era quello di rinnovare
le concessioni già in atto, non nuove perché quelle sono già per legge chiuse, oltre i 30 anni, perché in genere sono i 30 anni le concessioni, prolungare queste concessioni entro le 12 miglia marine. Questa cosa è stata valutata da tutte le parti come un'inversione di tendenza preoccupante, pericolosa. A me spiace che perfino il vice segretario nazionale del PD, la Serracchiani, che è anche presidente di regione, abbia diametralmente cambiato opinione, perché non si può dire a Bari nel 2012 sono contro le trivelle e poi dire che il referendum è inutile. In ogni caso, se non ricordo male, anche il responsabile dei chimici della CGIL. Sì, ma quelle sono valutazioni di natura diversa. Se parliamo di Emilio Miceli, Emilio giustamente mette l'accento. Io non dico che ci siano tutte le ragioni, il 100% delle ragioni di questo referendum sono buone, e il 100% di ciò che si dice per non votare o per astenersi siano ragionamenti campati in aria. Ci sono dei ragionamenti molto. Ma noi dobbiamo decidere in Sicilia qual è il modello di sviluppo. Se il modello di sviluppo per noi deve avere come caposaldo Gela e Augusta, oppure Taormina, Cefalù, San Vito Lo Capo e via discorrendo. Cioè, se deve avere la vecchia chimica, che comunque non andrebbe in soffitta, o deve puntare di più sui propri mari, sul proprio turismo, sul proprio sviluppo, diciamo così, attraverso le risorse culturali, archeologiche, insomma il turismo. Io credo che sia quella la via principale. Non è possibile che noi abbiamo flussi turistici inferiori perfino a Malta. Allora, guardare in prospettiva e programmare e fare delle valutazioni strategiche significa questo. Non significa farsi ricattare oggi da Eni e domani da Saipem o qualche altro per 5 o 10 anni di concessione in più. Cioè, non può essere questo, cioè, bisogna avere la schiena dritta e guardare diciamo così, ad una visione globale. Onorevole Longhi, lei ha partecipato all'incontro in Sala Rossa con le organizzazioni sindacali e capigruppo per affrontare il delicato tema della riforma delle ex province e programmare la calendarizzazione della riforma, che speriamo avvenga in tempi rapidi. Non le sembra che il mancato adeguamento della Sicilia alla legge 56 del 2014 del Rio stia determinando il dissesto delle ex province regionali? No, io credo che già lo ha determinato il dissesto, se lo ha determinato, perché lo dice uno che ha fatto prima il consigliere provinciale per 5 anni come capogruppo di Forza Italia a suo tempo e poi l'ho fatto da vicepresidente della provincia, quindi io riconosco bene le dinamiche interne sotto l'aspetto organizzativo e amministrativo delle province. Io credo che bisogna fare un piccolissimo velocemente, un piccolo passo indietro, perché se non ricordiamo la storia facciamo un gravissimo errore e un torto a quello che è accaduto. Crocetta decide in una trasmissione televisiva di dire abolisco le province col sostegno di 5 Stelle, di un gruppo di parlamentari che le aggiungo, mi permetto di dire, e l'ho verificato, testato con mano, non avevano la più pallida idea di cosa significasse province, quali erano le proprie competenze e cosa facevano le province, che ruolo intermedio di aree vaste metropolitane avevano. Le aggiungo che nei prossimi giorni sarà calendarizzata e che cominceremo a trattare il tema delle province. Tratteremo a seguire anche il tema delle province, la nuova legge elettorale per l'elezione dei sindaci, ma sul tema dell'elezione del Presidente delle province le do la nostra posizione che abbiamo assunto la settimana scorsa in una conferenza stampa, in un confronto, avendo chiesto urgentemente la calendarizzazione della legge. Noi siamo dell'idea che i sindaci delle città metropolitane debbono essere i sindaci dei capoluoghi di provincia, cioè Palermo, Catania e Messina. Ma abbiamo aggiunto un altro tema importante, perché è giunto il momento di qui non tirarci la giacchetta per quello che sarà la nuova dinamica dell'organizzazione delle prossime province. I liberi consorzi, se usiamo il metodo dell'utilizzo di individuare nei sindaci metropolitani, cioè Palermo, Catania e Messina, quella di Bianco a Catania, a Corinti a Messina e Orlando a Palermo, anche i sindaci dei liberi consorzi di Caltanissetta, Enna, Agrigento, Trapani, siano individuate nei sindaci dei stessi capoluoghi di provincia. Questo potrebbe essere un'agevolazione e un'accelerazione, però tenendo conto della nostra peculiarità, e mi permetto di dire, non di recepire
tu curi la legge del Rio, ma con una serie di modifiche che sono importanti. Aggiungo a questo, e lo diceva bene qui il nostro amico dell'UGL poco fa, il segretario regionale, qui c'è un tema di fondo sotto aspetto economico. Il governo nazionale fa un errore gravissimo, da un lato toglie, perché ci toglie risorse per ritornare indietro, per chiudere, diciamo, per sanare il bilancio a livello nazionale per nel 2015, 2016, 2017, 2018, dall'altro lato non ci fa avere risorse. Oggi per chiudere il bilancio significa pagare gli stipendi ai dipendenti delle province, mancano all'appello 185 milioni di euro. Qui si corre un vero rischio, un grosso rischio, che le province vadano in default, oltre che non potranno garantire i servizi, non potranno pagare gli stipendi. E questo è impensabile e inconcepibile. E questo è accaduto per un solo motivo, perché la politica è una cosa seria. Quando decidi di distruggere un castello, devi sapere accanto cosa devi costruire. Invece devo dire con molta correttezza che Crocetta, con la complicità dei 5 Stelle, ha distrutto un castello senza sapere cosa doveva costruire accanto al castello che aveva distrutto. Questo è il tema politico vero che va affrontato, ecco, oggi più che mai. Messina, non le sembra strano che da una parte la regione siciliana non rivendica le somme dovute in applicazione dello statuto speciale che la Sicilia ha, e dall'altra va a Roma a chiedere finanziamenti, somme di denaro proprio per dare la possibilità alla macchina amministrativa di procedere e andare avanti? Dico, a che gioco giochiamo? Ma qui cioè, bisogna, da una parte bisogna, si rifiutano cioè, dei soldi dovuti in applicazione dello statuto e dall'altra bisogna sì. Assumersi tutti, ognuno per la propria parte, la responsabilità. Noi più volte abbiamo denunciato, abbiamo sensibilizzato il Parlamento siciliano, che riteniamo ancora oggi essere l'anello fondamentale di trasmissione con non l'elettorato, con i siciliani, con i cittadini siciliani, perché ricordiamo che il Parlamento siciliano è antico secoli e quando ha voluto ha sempre dettato, anche anticipando le tendenze giuridiche e legislative nazionali, quando ha voluto ha risolto e ha dato le risposte ai siciliani. Beh, qui c'è un problema serio di rapporto tra il governo centrale, come lo ribadisco, il governo Renzi, il governo PD, attrazione PD, e il governo Crocetta. Qui siamo di fronte ad un governo regionale che per i primi anni, adesso mi risulta da qualche mese, ha cominciato a frequentare la conferenza permanente Stato-Regioni, che è dove si decide tutto, dove si decidono le ripartizioni delle risorse su qualunque tema, su qualunque comparto. Beh, eravamo assenti. Non siamo stati presenti, per cui questo è un dato emblematico di un approccio, di un atteggiamento di questo governo inadeguato su tutti i fronti, fondamentalmente su quella follia di aver, nonostante il lavoro fatto dal governo precedente e di aver vinto, confermato dalla Corte Costituzionale, una serie di miliardi, credo siano fossero 3-4 miliardi già pronti, ha rinunciato perché? Perché al sole un posto è conservato per qualcuno? Non voglio pensarlo, io voglio rimanere sul tema e dire che è stato un errore politico del governo attuale siciliano rinunciare a quelle risorse, perché con quelle risorse avremmo non solo risanato la Sicilia, ma avremmo lanciato un grande contratto con tutte le organizzazioni datoriali e sindacali e con le imprese, il mondo delle imprese e i lavoratori siciliani, avremmo rilanciato la Sicilia, che invece oggi è il fanalino di coda, mi permetta di dirlo, il fanalino di coda dell'Europa, e questo per una regione ricca come la Sicilia non possiamo più permettercelo. Un alto tasso di disoccupazione. Assolutamente, col più alto tasso di povertà, con il più alto tasso di disoccupazione, soprattutto giovanile e delle donne, per cui è un dato grave. Russo, Berlusconi a Palermo ha dato i numeri dei suoi sondaggi, il PD è sceso al 32%, Renzi è al 30,1%, il Partito Democratico ha molte possibilità di scendere ancora nel gradimento, ha affermato Berlusconi, il Movimento 5 Stelle è salito così al 28%, poi ha avuto qualche incidente da quarto ad Alessandria ed è sceso di 2 punti. Al ballottaggio col PD vincerebbe 5 Stelle, perché per i grillini voterebbe anche chi oggi sostiene la Lega. Sarebbe un disastro, ha concluso Berlusconi. Cosa mi dice di questa analisi e questi dati? L'unica cosa certa è che ha dato i numeri, punto. Io direi ha dato i numeri, punto. Non credo siano questi i numeri.
adesso ci saranno le tornate elettorali, si vedranno quali sono i numeri. Mi risulta che i 5 Stelle non sono nemmeno in condizione di presentare le liste in almeno 5 comuni di grande importanza, come Ravenna, come Rimini, come Salerno, credo qualcuna nel Lazio. Hanno grandissime difficoltà dovunque. Anche quando fanno queste primarie col web, in cui partecipano 200-250 persone, sono gli abitanti del mio condominio, per capirci. Quindi, in Sicilia la situazione credo sia diversa, sì, a livello numerico. Sì, io non metto in dubbio che in Sicilia ci sia una situazione diversa e che il migliore alleato dei grillini sia stato il governo Crocetta, quindi, tant'è che abbiamo già consegnato Gela e Augusta, Gela che è la città del Presidente della Regione, quindi io lo sottolineai a suo tempo dicendo questo è un segnale preciso, attenzione, o si cambia o qui davvero si perde. Io credo che sia davvero molto differente il quadro numerico complessivamente, il PD è in una fase di ulteriore crescita. E il rapporto con forze che preferiscono dialogare, anche se di centrodestra, come il nuovo centrodestra, nazionalmente e anche regionalmente, col PD piuttosto che con Forza Italia, la dicono lunga. I dati delle europee, d'altronde, nessuno aveva preso recentemente il 41%, quindi Berlusconi se ne faccia una ragione. Facciamo l'ultimo giro, se facciamo delle risposte brevi così ce la facciamo. In Sicilia, onorevole Longi, il verde agricolo diventa terreno edificabile, infatti un emendamento alla finanziaria regionale cancella la fascia di rispetto di 200 metri istituita da una legge nel 1978. Cosa ci dice al riguardo? Guardi, io le devo dire con molta onestà, c'è un tema che è molto importante e va affrontato con grande forza. Io ho incontrato proprio nei giorni scorsi un comitato che si è costituito da poco, salviamo le nostre case, perché credo che bisogna vedere due punti di vista diversi. Uno, molto velocemente, ma non è il tema, i tempi sono brevissimi, ma glielo dico molto velocemente. Come ci ritorneremo? Credo sia opportuno ritornarci proprio su questo prego, argomento. Prego. Mi permetto di dire, io guarderei con attenzione la possibilità, dove stanno facendo i piani regolatori, dove sono state realizzate delle case che non sono sanabili, ma su verde agricolo, distante dalla costa, dove non c'è dissesto idrogeologico, dove non ci sono problemi della sovrintendenza, io credo che se ci sono questi elementi, credo che sia importante guardare a un patrimonio di case abitative che sono state realizzate tra l'altro per civile abitazione civica, per scopi personali per la stessa famiglia che non aveva altri immobili. Io credo che qui bisogna ragionarci e ripensare un metodo nuovo, non c'è più che demolirle, vediamo di fare in modo che possano essere riassegnate agli stessi proprietari degli immobili con un pagamento, perché è una follia pura pensare diversamente. È chiaro che sono contro la speculazione selvaggia, contro la realizzazione degli immobili nelle fasce di rispetto costiero, quella è un'altra storia, mentre io dico che bisogna rivedere e ripensare non alla sanatoria in maniera, voglio dire, tout court generalizzata, ma individuare una riqualificazione urbanistica dove ci sono immobili, perché poi quando lei demolisce un appartamento in verde agricolo rimane poi alla fine quella parte di cemento, e allora invece è importante ripensare a un modo nuovo di coniugare le due cose. Messina, parliamo di sviluppo Italia-Sicilia, UGL, una sua dichiarazione, la messa in liquidazione ha un sapore grottesco, questa è stata una sua dichiarazione. Confermo e velocemente dico anche il perché. Sviluppo Italia-Sicilia si trova in una situazione paradossale, perché da un lato, dopo circa 3 anni di quasi immobilismo, è una società che vive... Volontario, aggiungo io. Volontario, diciamo, mi dice l'onorevole, lo stavo aggiungendo, l'immobilismo volontario, cioè il governo non ha... ritenuto di utilizzare queste grandi professionalità, parliamo di un gruppo di 76 lavoratori, la maggior parte su Palermo, che operano sulla sede di Palermo, che hanno da sempre operato in house providing, per esempio sulle rendicontazioni, sulla spesa comunitaria.
quindi un ruolo strategico, hanno sempre esercitato una funzione strategica. Cosa accade velocemente? Accade che da un lato ottengono nel novembre scorso una commessa dal Dipartimento regionale della formazione professionale per gestire il nuovo sistema di accreditamento degli enti formativi e per gestire la rendicontazione dell'avviso 20 dei corsi di formazione professionale. Dall'altro nella finanziaria, all'articolo 32 della nuova legge regionale, la legge 3 che è andata in pubblicazione, vengono stanziati 1.200.000 euro, circa la metà di quelli che effettivamente servono per coprire il costo totale personale, che è pari a 2.500.000, ma dall'altro un ordine del giorno il 2 di marzo viene fatto suo dal governo e quindi si assume l'impegno di destinare ulteriori commesse della garanzia giovani attraverso il Dipartimento Lavoro. Beh, tutto questo da un lato, dall'altro qualche giorno fa il Consiglio di Amministrazione si riunisce e avvia la procedura di messa in liquidazione, convocando per i prossimi giorni l'unico socio, che è al 100% della Regione Siciliana, per la presa d'atto e quindi la messa in liquidazione definitiva. Questo è veramente grottesco. Grazie. Ultima battuta rapida per Russo. Non crede che ci sia un po' di ipocrisia all'interno del Partito Democratico Siciliano quando si accorge solo adesso e dopo le dichiarazioni dell'ex presidente della regione Cuffaro che numerosi ex cuffariani oggi militano nel PD? Addirittura Raciti, il segretario regionale, ha bloccato il tesseramento al partito per queste, dopo queste dichiarazioni. Ma, siamo proprio in chiusura. Ma allora, io credo che intanto Raciti abbia dato fianco ad una polemica che si poteva risparmiare e che non ha fondamento, tant'è che mi pare che l'hanno chiusa così senza tesseramento e in funzione è andato, credo che sia tutto a posto, non ci saranno problemi, non credo che Raciti vorrà tornare su questo punto. I cuffariani, prima di Cuffaro ci sono gli elettori che si sono spostati e se poi i cuffariani sono una categoria particolare degli assetati del potere, purtroppo c'è chi gli dà sfondo. Da parte mia, da parte dell'area politico-culturale più tra virgolette ortodossa, non lo metto in dubbio, il cuffarismo è una categoria politica in Sicilia, non c'è in tutta Italia. Questa categoria politica la scontiamo anche noi, perché al governo per ora ci siamo noi e quindi c'è questa tendenza, ma se al governo dovessero tornare o andare altri si verificherebbe la stessa cosa. Quindi che alcuni girino attorno al potere, che siano stati fedelissimi di Cuffaro, adesso sono magari negli uffici di gabinetto di alcuni assessori pseudo-ortodossi, questo è verissimo e credo che ci sia una certa ipocrisia davvero quando si dice altro. Qualcuno bene. Bisogna, mi faccia chiudere con sì, questo, sì, siamo, qualcuno prego. Bisogna che si guardi attorno anche quando partecipa alle iniziative, se nella stessa prima fila ci sono cuffariani prima di fare dichiarazioni. Bene, fatte. grazie, con questo è proprio tutto, io vi rimando alla pagina Facebook di Politica 2.0 dove potete rivedere la puntata di oggi, gli ospiti intervenuti, anche le puntate precedenti, gli argomenti trattati e io ovviamente vi rimando alla prossima puntata di Politica 2.0 sempre sui nostri canali. Alla prossima. Thank you.